Buongiorno, buona giornata e direi buon fine settimana, cari amici sostenitori del mio canale e dei miei profili social. Oggi, come vedete dall'immagine di video copertina, parliamo del secondo film di Sonic il Riccio. Volevo fare una piccola premessa che, diciamo, vi avevo detto in precedenza, meno di una settimana fa, che avrei fatto il video per parlare di WrestleMania 38, ma diciamo che tra una cosa e l'altra, poi non me la sono sentita, no, perché io non abbia visto un po' la kermesse, ma come dire, a volte si perde magari un po' lo stimolo, però comunque complesso, diciamo che mi è piaciuta l'impostazione di WrestleMania 38. Invece, parlando del motivo vero per cui sono qui in questo momento, quest'oggi, venerdì 8 aprile 2022, quasi alle 12 siamo. Allora, innanzitutto voglio fare su questa cosa un preambolo: come ormai noi nella città di Trani dal 2020 più o meno non abbiamo più un cinema, e questo devo dire che è molto molto grave, una lacuna grossissima, anche perché penso non solo io, chi va a Molfetta, va di Molfetta e va a Lucicino, come ho fatto io con l'amico mio ieri per vedere Sonic 2. È Molfetta, una vera e propria cittadella con ben 12 sale, quindi non 2 o 3 come più o meno avevamo al cinema Impero, è qualcosa che veramente ti fa arrabbiare dal profondo del cuore e gridare all'ennesima potenza all'amministrazione comunale di Trani, come perché, cioè, non ci si mobilita a far sì che ritorni almeno un cinema a Trani. Perché secondo me una città senza cinema, senza proiezioni cinematografiche, è una città senza cultura. La cultura, possiamo dire che è tutto. Quindi, oltre a questo preambolo va a terminare me dicendo che io ho visto il film con l'occhio di una persona, nel caso mio di un ragazzo che sta seguendo in questo momento, in questo periodo, un corso di cinema, e quindi ho cercato di analizzare il film nella sua totalità. Ma passiamo, prima del mio pensiero, a quelle che sono le informazioni utili. Film ovviamente di quest'anno 2022, diretto da Jeff Fowler, sequel, quindi il seguito di Sonic 1, il film, appunto basato sulla serie dei videogame della Sega Sonic the Hedgehog, il Riccio. Lingua originale ovviamente inglese, paese di produzione Stati Uniti d'America, Giappone, durata 122 minuti, quindi 2 ore e 2 minuti. Ma ragazzi, pagare un biglietto 6 euro per un film di 2 ore e 2 minuti e poi con la qualità che tra poco vi andrò a raccontare, secondo me è qualcosa veramente di unico e straordinario. Genere ovviamente azione, commedia, fantascienza, avventura. Per quanto riguarda i personaggi, ovviamente avevamo Jim Carrey che impersonificava l'acerrimo rivale di Sonic, Richard Robotnik. Poi avevamo James Marsden con Tom Wachowski, Tika Sumpter, Maddie Wachowski. L'agente Stone, prodotto da Lee Majors, Melody Neman, Yo-Yo, Natasha Rothwell, Raquel, Adam Pally, Wade Whipple, Tom Butler, Comandante Walters, Shemar Moore, Randall, e poi Ben Schwartz, voce di Sonic il Riccio, Colin, Un Shogesei Mills Tales,
uno degli amici di Sonic, Idris Elba, Nagos e Gdyn, Donna Yefalx, Longleck the Owl. Allora, adesso vengo a dire un po' il mio pensiero. Innanzitutto, diciamo che quando parliamo di un film che è un secondo capitolo, secondo me è più che giusto che all'inizio ci sia, come dire, un rimando a quella che è stata la conclusione del primo film. E subito dopo, qualche istante dopo, un po' un'anteprima che poi porta alla sigla iniziale del film. Quindi fino a qui ci siamo e mi è piaciuto. Cosa che mi è piaciuta anche da dopo, perché devo dirvi la verità, nella sua trama e nella sua linearità ho trovato un film davvero molto intrigante ed interessante. Come dicevo anche al mio amico ieri, con mille sfaccettature al suo interno, giochi quindi di digitalizzazione, luci, effetti speciali, poi appunto come vi ho detto anche che parliamo di un film con quattro generi al suo interno, quindi insomma è un piatto molto molto ricco. Ovviamente, diciamo, spesso e volentieri quando c'è tra virgolette una battaglia tra il o i buoni e i cattivi, certo non sempre sempre, però in questo caso a vincere ovviamente Sonic il riccio e il buono, il supereroino, l'eroe, ma la cosa che ho trovato come in questo prodotto cinematografico abbiamo dato là a dare l'appetito per il terzo appuntamento, perché cari amici vi non vi voglio dire, ma proprio nella parte di conclusione del film chi ha steso quindi il montaggio ci ha fatto già capire come diciamo chi si occupa di mettere in piedi questi capitoli di Sonic stia preparando comunque una terza battaglia che potrebbe essere presumibilmente quella finale, con, a parte Robotnik, che ovviamente nei videogiochi è il boss finale per eccellenza, ma Shadow, che se non mi sbaglio anche alla PlayStation 2 c'è anche un videogame su questo di Sonic, appunto, che si proietta per il terzo capitolo, un confronto, potremmo dire, Sonic versus Shadow, e questo l'ho trovato molto, una mossa molto intelligente, perché ovviamente è un c'è stato un guizzo, uno schizzo di anticipazione, niente di più. Ovviamente ora bisognerà capire se il terzo capitolo uscirà nel 2023 o nel 2024. Spero nel 2023, perché sicuramente vorrò andarlo a vedere. Quindi, cari amici, che siete appassionati magari di videogame, della sigla o comunque vi piace Sonic, vi consiglio vivamente di andare a vedere Sonic 2, il film è molto molto bello. Quindi io vi faccio i migliori auguri se voi siete decisi ad andarlo a vedere. Poi vi ho detto, con il prezzo che ho pagato con il mio amico, atteso ovviamente 6 euro il biglietto per 2 ore e 2 minuti, molto molto bello, ne vale più che la pena. Allora,
Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti e poi ovviamente senza dimenticare che questo mio pensiero ovviamente lo condividerò quest'oggi che ho la lezione di corso di cinema, che non vedo l'ora di rivedere i miei compagni perché purtroppo la settimana scorsa diciamo che è stata abbastanza turbolenta con un po' di influenza, tosse e raffreddore mi ha impedito di essere presente alla lezione di giovedì scorso del corso di cinema. Quindi ovviamente i miei canali di riferimento li sapete, ci vediamo su YouTube, Facebook, Instagram. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon pranzo, buon fine settimana, incrociamo le dita sperando di vincere almeno una partita nella tappa di Foggia al campionato di Baskin per andare allo spareggio regionale. Ciao!